Scanno, Abruzzo, ai confini del Parco Nazionale, terra di orsi e lupi. Emanuele Iannarilli ha scelto questo come teatro per la sua impresa, il 30 for 30, che consiste nel percorrere 30 volte, in 30 giorni consecutivi, il percorso di Xterra Lake Scanno, uno dei triathlon off-road più duri dell'intero circuito. Erano anni che pensavo di fare qualcosa di estremo e diverso, ma non ero ancora riuscito a capire cosa potesse veramente soddisfarmi. Mi è venuta in mente questa idea di tentare qualcosa di mai tentato prima. E dunque percorrere 30 volte in 30 giorni il circuito per eccellenza più duro al mondo del circuito Xterra World e in assoluto il mio preferito. Dopo aver avuto le conferme necessarie dal team di professionisti che lo avrebbero seguito nella preparazione, Emanuele inizia ad allenarsi per l'obiettivo. Era la fine dell'estate 2019 e non avrebbe mai immaginato cosa avrebbe dovuto affrontare da lì a poco. Un'impresa non è mai troppo epica se non ci sono delle difficoltà di mezzo, però nessuno però si aspettava veramente che potesse succedere che nel 2020 una pandemia stravolgesse tutto il mondo e non solo l'Italia. In particolare la regione dove vivo io, l'Emilia Romagna, è stata una delle più colpite, perciò tra febbraio e marzo, dove stavamo preparando le fasi di affinamento della preparazione per poter affrontare il 30 for 30, ci hanno costretto a farlo chiusi in un appartamento o al massimo in un condominio. Pedalare in garage e trasformarlo in una sorta di palestra da un giorno a un altro è stato mentalmente molto difficile. Quei giorni però ricordo che tutto il team che mi ha seguito e che mi segue ancora ci siamo sentiti e io ho detto che non avrei rinunciato per nulla al mondo a questa cosa se ci fosse stata una sola possibilità di farlo. Perciò ci siamo rimboccati le maniche col team di Strategic Nutrition, Self Coherence e soprattutto con il coach Alessandro Martelluzzi, che ha dovuto ridefinire totalmente la preparazione. Questo è stato forse il periodo in cui mi sono sentito più messo in discussione e sinceramente non sapevamo come sarebbe andata a finire e se saremmo arrivati pronti all'inizio dell'impresa. Tutta l'organizzazione della fase logistica del villaggio è stata problematica in quanto abbiamo dovuto immaginare quello che ci sarebbe servito, dove ci saremmo posizionati, non potendo però effettivamente andare sul luogo, capire se effettivamente quello che stavamo pensando potesse essere poi realizzabile. Tutto questo ha creato un po' di, tra virgolette, stress a ciò che stava già creando stress, che era appunto la situazione del Covid. La scelta logistica per essere il più possibile immerso nella natura ed essere sempre a contatto con il lago è ricaduta su un piccolo villaggio, un camper e un gazebo a uso officina. Siamo arrivati a Scanno ed eravamo io, Lorenzo ed Alex, che è il responsabile tecnico appunto di Xterra Italy.
con loro abbiamo allestito, tra virgolette, il campo gara, che era appunto segnalare tutto il percorso e posizionare le boe alle distanze corrette. La soluzione del camper era quella più affascinante per me, perché amo vivere a contatto con la natura. Il problema del campeggio è che non tutti hanno lo stesso grado di adattamento a questo tipo di vita, che ti costringe a stare in degli spazi piccoli che, se mal gestiti, diventano fonte di ulteriore stress, perdita di tempo per appunto la logistica di tutto il campo. La sera prima della partenza del tentativo di World Guinness Record, Emanuele, insieme al suo staff, definisce le linee da seguire durante l'attività. L'integrazione, l'alimentazione e i ritmi da mantenere non potevano essere tralasciati né sottovalutati per poter ambire al traguardo finale. Trovati gli accordi, finalmente sul villaggio può calare la notte. Qualche minuto prima di prendere sonno ho dato l'ultima letta a quelli che erano messaggi di augurio e di sostegno alla buona riuscita dell'impresa. Ciò mi ha creato tanta voglia di appunto andare in fondo. È stato qualcosa che mi ha tolto preoccupazione, se non che i lupi hanno deciso durante la notte di fare visita a poche decine di metri al nostro villaggio per darci un sostanziale benvenuto con ululati che hanno messo a dura prova le ore di riposo prima della partenza. E ciò, da un certo punto di vista, ci ha creato quella suspense e quel pathos di vivere veramente 30 giorni a contatto con gli animali, a contatto con l'acqua del lago, a contatto con il verde del Parco Nazionale d'Abruzzo. Dopo il benvenuto dei lupi abruzzesi, al mattino Emanuele si sottopone a una serie di esami che verranno utilizzati in seguito per verificare e monitorare lo stato di stress fisico e di forma. Il risveglio è stato sostanzialmente un buon risveglio, ero molto carico. Mentre però si avvicinava al momento della partenza, cominciavo a sentire la responsabilità e l'ansia classica da prestazione. Vedevo facce sorridenti, tranquille, sorrisi e applausi, e io dentro però avevo qualcosa che mi stava consumando energia ancora prima di partire. 2, 1. Alle 9:30 del 19 giugno, finalmente l'avventura può avere inizio. Le distanze previste sono quelle classiche dell'Xterra Lake Scanno, 1,5 km di nuoto, 30 km in mountain bike con 1250 metri di dislivello e 11 km di trail running con 450 metri di dislivello. La gestione delle forze e la conseguente distribuzione sui 30 giorni è ciò che nel team si ripete come un mantra ormai da mesi, ed è ora di metterlo in pratica. Scelgo mai per convenienza, e dunque, nonostante Scanno fosse la gara notoriamente più dura del tutto circuito europeo, era quella che il cuore mi diceva voler affrontare. E sono legato al paese, sono legato all'Abruzzo, sono legato alla gara di Scanno in maniera particolare. Passi da sentieri veramente ardui da salire e da scendere a vicoli e fontane storiche nelle quali trovi tutto il fascino di uno dei borghi più belli d'Italia. L'uscita dal paese però coincide con la fase più dura della gara, e cioè la bestia. Rappresenta l'ultimo vero ostacolo della fase di trail running prima di una discesa verso il lago e verso la fine di ogni giornata del Terre Forte. I giorni passano e i chilometri mancanti sono sempre meno.
ma le difficoltà tecniche del percorso possono essere pagate a caro prezzo se non affrontate con la giusta concentrazione, sia in salita quanto in discesa. I primi contrattempi, infatti, non tardano ad arrivare. La prima settimana è stata perfetta. Da lì a poco però subentra un problema. Liquidi in eccesso nei muscoli mi creavano una situazione di gonfiore estrema che creava dolore alla schiena, dolore alle gambe, e tramite il massaggiatore fisioterapista Ezio, al team di Strategic Nutrition che è riuscito appunto a far defluire questo eccesso di liquidi, e ovviamente questo comportava anche una fase di rigetto dell'impresa da parte della testa. Soprattutto la lontananza dalla famiglia ha creato dei momenti in cui la testa forse avrebbe preferito essere in qualche altro posto, contornato da affetti e comodità. Tutto ciò è stato facilitato con la possibilità di poter vedere mia figlia e la mia compagna in videochiamata tutte le sere. Non mi hanno mai fatto mancare il loro apporto, soprattutto mia figlia, che all'inizio dell'avventura mi ha voluto regalare il suo pupazzo preferito, Popoto, e che abbiamo portato in giro per 30 giorni sui percorsi di scanno, che era come se fosse effettivamente una presenza fisica della mia famiglia. Una delle cose che mi ha veramente riempito d'orgoglio e che mi ha fatto tanto pensare in quei giorni era che ogni settimana, ogni giorno avevo il supporto di uno dei rappresentanti o più rappresentanti del cross triathlon italiano e mondiale. Vedendo quello che stavo facendo, vedendo lo sforzo e vedendo cosa significava il 30 for 30 e scanno in quei giorni, hanno deciso di arrivare a scanno per dar supporto alla buona riuscita del tentativo di impresa. Questo secondo me è qualcosa assolutamente di non comune, che ovviamente mi ha dato una spinta enorme, sapendo che al mio fianco c'erano in quei giorni persone che di cross triathlon mangiavano dalla mattina alla sera. Finalmente, il 19 luglio, dopo aver percorso 1275 km tra nuoto, bici e corsa, Emanuele taglia il traguardo del 30 for 30 e può festeggiare con chi lo aspetta all'arrivo. Un'impresa unica che lascia un segno indelebile nella storia del triathlon off-road e che consacra Emanuele come re della terra degli orsi.